Sì, buonasera, sono Susan Federico, senior dello studio legale tributario di Ernst Young, che ci occupiamo di fiscalità sia domestica sia internazionale. Il processo di digitalizzazione ha interessato notevolmente il rapporto fisco-contribuente che si è evoluto sulla base appunto della spinta della digitalizzazione e sempre più si evolverà. Questo processo sostanzialmente verrà ulteriormente incrementato con l'introduzione della fatturazione elettronica, dove si assisterà a un cambio di paradigma in cui sarà l'Agenzia delle Entrate a predisporre gli adempimenti per il contribuente, il quale sarà chiamato semplicemente a verificarne i risultati e a confermarne l'esito. Quindi si passa da un rapporto fisco-contribuente in cui il contribuente predisponeva per sé i propri adempimenti che poi venivano verificati ex post all'Agenzia delle Entrate, ad un passaggio in cui è l'amministrazione finanziaria che comunica i dati al contribuente, proprio in un'ottica di anche evitare un contenzioso futuro e già definire ex ante il carico fiscale delle aziende, che risulterà fondamentale soprattutto in aziende strutturate, dove potranno già nell'ambito dei propri disegni di crescita, strategie industriali, già stabilire in maniera propedeutica quello che sarà il carico fiscale futuro e su cui incideranno le varie operazioni poste in essere.